non vuole la compagnia del pericoloso Gaul. Così, a metà arrampicata, scappa. È una frustata. Gaul risponde e Bahamontes insiste. Un altro scatto, Gaul non ce la fa, cede. Bahamontes è libero, lo stacca di 27 secondi. A Simoni e ne guadagna 27 su Ruano. Una Savoldelli che è partito bene, non benissimo, adesso staremo a vedere cosa riusciranno a fare questi atleti sul tratto più difficile, su questa salita, sempre sui pedali. Ne manca solo uno all'arrivo e ancora tutta da decidere, la Milano-Torino, bellissima, tre uomini al comando, perché Ulissi con grande facilità si è riportato sul pozzo vivo e Maika, ecco qua il terzetto di testa, ma dietro in agguato abbiamo visto Moreno, abbiamo visto Alberto Contador, abbiamo visto il meglio del ciclismo mondiale. Bellissima la progressione di Diego Ulissi che con facilità si è riportato sulla coppia di testa e ora non con molta decisione e determinazione prende la testa della corsa, si sente bene, sa che può giocarsela anche allo sprint, quindi non ha nessuna intenzione di creare difficoltà ai suoi compagni di fuga, ma il loro vantaggio è un vantaggio importante, Diego Ulissi lo capisce e quest'oggi non è lo stesso Diego Ulissi di domenica scorsa, frenato dal freddo, frenato dalla pioggia, è un Diego Ulissi molto molto pimpante, lui che ha dovuto arrendersi nel 2012 ad Alberto Contador, anche di questo primo piano capiamo che ha la determinazione giusta dei giorni migliori. Pozzo Vivo prova lo scatto, adesso svolteranno secco a sinistra per proprio andare su fino all'arrivo, fino ai piedi della Basilica di Superga. Pozzo Vivo, Maika e Diego Ulissi nell'ordine, intanto qua con l'inquadratura dietro dove si scatta per cercare di riprendere le ruote dei tre corridori al comando, Domenico Pozzovivo, Maika e Diego Ulissi. Si volta Maika per controllare la situazione alle spalle, intanto due ali di folla a incitare i corridori, controllano la situazione, la controlla anche Diego Ulissi, rilancia l'azione Domenico Pozzovivo, Maika ruota in un'ottima posizione per sorprendere gli altri due in questo momento, Diego Ulissi in terza posizione, sempre stato scaltro, sembra una lotta tre, no invece bravissimo Domenico Pozzovivo, compare con una magia dietro e adesso sta arrivando anche Alberto Contador, un grandissimo finale, Alberto Contador di grigna ai denti e quasi ha raggiunto, ma è partito Diego Ulissi, parte Diego Ulissi in questo momento con Maika alla sua ruota, Dani Moreno ha un bel vantaggio Diego Ulissi, ultima curva per lui, ormai è fatta per Diego Ulissi, 75 metri anche meno, 50 metri Diego Ulissi, Diego Ulissi ormai all'arrivo, Diego Ulissi compare adesso e davanti a tutti e vince lui la Milano-Torino Diego Ulissi, perché non possono più prenderlo a questo punto Silvio, non possono più prenderlo, può sollevare le braccia al cielo davanti alla Basilica di Superga, Diego Ulissi e lui... conta la vittoria di tappa,
ma conta il curarsi uno con l'altro. Però qua siamo alla Milano-Torino, classica in linea, riscatta Alberto Contador, scatto secco di Alberto Contador e ancora una volta Fabio Aru in progressione cerca di mantenere cucito il gruppetto, molto pronto e molto lesto anche Rodriguez. Intanto qua Rinaldo Nocentini vede il triangolo rosso dell'ultimo chilometro e scatta, lasciano lì lui e Caruso. Cerneschi che ha fatto un grandissimo lavoro per Caruso, due al comando, mille metri. Adesso ci sarà la parte più dura, la parte finale di questa ascesa alla Basilica di Superga. Mentre attenzione, Fabio Aru prova a rilanciare l'azione, abbiamo visto ancora una volta che non è in grado di reagire prontamente agli scatti, ha bisogno di andare su di progressione, ma poi riesce comunque a concretizzare questa progressione. Fabio Aru che ora è rimasto con Dani Moreno, con Pulito Rodriguez e con Alberto Contador, hanno nel mirino ormai Cerneschi, mentre sembra che si possano involare definitivamente i due che vediamo al comando in questo momento, Rinaldo Nocentini e Giampaolo Caruso, che a questo punto hanno delle concrete possibilità di andarsi a giocare la vittoria in questa 95esima edizione della Milano-Torino. I cinque hanno inseguimento della coppia di testa che a questo punto, se non si fermano anche loro a fare giochi tattici, sono destinati a giocarsi la vittoria. Rinaldo Nocentini e Caruso, attenzione, e intanto Moreno mette le mani basse Giampaolo Caruso, attenzione, scattato Giampaolo Caruso, eccolo a 250 metri dall'arrivo. Caruso, Nocentini prova a tenere lo scatto, prende la ruota di Giampaolo Caruso che continua nel suo forcing, il siciliano con il toscano che continua a mantenere la ruota e allora desiste dal suo tentativo Giampaolo Caruso. Nocentini lo affianca testa a testa tra i due alla ricerca di una vittoria di grandissimo prestigio. Tra un po' vedranno la Basilica, si studiano, ma possono farlo perché hanno margini di vantaggio e poi sono due corridori estremamente esperti. Parte di nuovo, parte Giampaolo. Fabio Aru ha reagito, anche Fabio Aru che cerca la terza posizione. Parte ancora Giampaolo Caruso, telecamere fisse della ITA 99 di Torino con Giampaolo Caruso che prende il vantaggio decisivo nei confronti di Rinaldo Nocentini. Giampaolo Caruso sbuca lui a braccia levate, è lui il vincitore della 95esima edizione a Milano-Torino. La maglia tricolore, eccolo qua, il nostro Vincenzo Nibali che tante gioie ci ha regalato l'anno scorso al Tour de France negli ultimi 200 metri. 200 metri che saranno l'apoteosi per lui, pensate, fissare il campionato italiano in due anni successivi, vincere il Tour, andare al Tour con una grande condizione, grande motivazione. Vincenzo Nibali si volta indietro e vede solo la gente ai bordi della strada, siamo già nella zona trasennata, siamo negli ultimi metri e allora nel 2015... come nel 2014 il campione italiano è Vincenzo Nibali da Messina, eccolo qua, campione italiano di... conquistare la più bella vittoria sicuramente per un piemontese, beh, c'è anche domani il Gran Piemonte, ma un Diego Rosa, davvero tutti guardavano Fabio Aru, tutti aspettavamo Aru, tutti si considerava il capitano. Aru è stato in coda al gruppetto e questo era un primo segnale. Diego Rosa è partito, sembrava lì pronto a fare un'andatura sostenuta e chissà che non fosse magari il primo progetto tattico, ma un Aru che non riesce a stare con i migliori o comunque ci sta a fatica, vedete, è sempre lì ma non riesce a seguire Maika, cosa che sarebbe logica. Siamo ormai, Diego Rosa ce l'ha la Milano-Torino, la prima vittoria importantissima, direi, perché davvero la prima vittoria e subito con la più antica delle classiche. Guardate Diego Rosa. Signori, giù il cappello per questo ragazzo, davvero un ragazzo che è dal 2013, dal passaggio professionista, che fa vedere grandi cose. È nato ad Alba il 27 marzo 89, vince la 96esima Milano-Torino, Diego Rosa del team Astana, grandissima. Of your screens there, that looks to me to be like Gianluca Brambilla. Actually there are some riders trying to bridge across, that looks to me like Tim Wellens. So that's a powerful break. Say the Colombian must be trying pretty much his hardest as well to make sure he gets back up to the Canadian rider here, and I certainly couldn't. He's attacking him straight away. Bye Michael Woods. Now Woods looking to stay on the wheel. First reaction's a good one from the Canadian. 1 kilometer to go. Lopez on the left for Astana, on the right just behind him in the green, Michael Woods, the Canadian, looking for what would be the biggest win of his professional career so far.
700 metres and Woods attacks. This could be the chance to make the winning move. In the meantime, though, Lopez reacts. And these two, oh, what a fight they've shown us. There's been a reaction each and every time from the other. And they've now got, what, 800 metres, maybe 700 to go. And Lopez trying to go again into the slipstream. Left-hand side, Canterbury reaction. And that's the stinging attack. That is the one that's going to get Woods. He's out of the game. It's Lopez. And is it going to be the Colombian that takes this after 4.25 hours of racing? It's going to be the 22-year-old who is going to take a fifth win of his career. Won the Tour of Swiss this year, went to the Vuelta España, so unlucky there, but here he zips up his jersey. It's a win for Colombia, a win for Astana, and a win for Miguel Ángel Superman López. That is a very, very strong, dangerous move to which everyone must pay attention and react, because Julian Alaphilippe, he's close to the top of this climb now, descends brilliantly, this fiery, aggressive young French rider, and he might hit him, and there's a reaction from Bauke Mollema. So Aru has decided, with over 4 kilometres of this climb to go, to get after Mollema and go on to attack. That's a brave move from one of the real blue-chip favourites for this climb. Has he gone too early? And look at this move from Rigoberto Urán. Now, you say Aru is one of the first favourites, big, big favourites to show himself. Urán is the next. And that's a hell of a ride from Rudy Mollema as well. He's recovered from his attack, having been caught, and he is on the wheel of the Colombian. That's actually going to do. Well, yeah, it is indeed David Godu. He's on the attack now, and Godu cannot respond. You see Fabio Aru out of the saddle in third place on the road, but this is a very, very dangerous move from Rigoberto Urán at some Cannondale drag back. Could it be the second victory in succession for a Colombian rider? Still 2.7k's to go. It's going to be a tough old chase to make his way back to Rigoberto Urán, shall I say. It's close. Rigoberto Urán knows it. He'll feel him breathing down his neck now. Now, there's a slight foreshortening effect from that camera, but Adam Yates is having the ride of his life to try and get back on terms with Urán. Urán, though, only has a couple of holds of each 100 metres to hold his form and ride to victory. A Colombian one here in totally different circumstances last year, but Rigoberto Urán in the best year of his career just has to see off this spirited challenge from Adam Yates, who's flying around this final corner. There he is, but it's not to be enough for Adam Yates. Rigoberto Urán, surely now, with the road flattened out with 50 metres to go, will ride towards victory and take the win on the doorstep of this famous basilica. He wins Milano-Torino, the 98th edition. Urán, the eventual winner. Valverde goes with Hugh Carthy on his wheel, Bernal and Superman Lopez on his wheel, and look at Mollema dropped like a stone. And this is the thing, if you expose yourself on a climb like this, if it doesn't pay off, somebody else gets on the front foot and that's it, you're gone. There's been a crash. Well, I mean, that's unbelievable. Godu and Miguel Ángel López have got... Miguel Ángel López, how many times has this happened to him? He's back on the bike, he's chasing after them. It looks like it was at the moment he attacked. No, well, it's just unfortunate. Pino, he hasn't done too much up to this point, just a little bit of work. Godu has done everything for him. He goes for the bigger gear. He can see him, he knows. Come on, Miguel Angel! He's ridden a fantastic race and coming back from the crash. It's just going to be too far, isn't it? 300 metres to go. Pino, it looks like he's going to take the win here, and he does. Thibaut Pino comes across the finish line, the winner, an efficient, effective job, a great ride by his team, Frances Desjeux, and Miguel Ángel López drops his head. The world champion comes in, he's had a long, long season, and yet another podium for Alejandro. Again. Well, this is fabulous. And this time Valverde's trying to get across to him as well. Out of the saddle. They've got 600 metres to go. Really steep there, but Valverde is breathing down their neck, and that spells problems. Yes. And Valverde now positioned in that menacing position on the wheel of Rusty Woods, who's really trying to lift the pace. Now Godu just heading backwards a little bit. He seems to have gone pop. But Woods really... Crowds back and the racing caliber and all the conservative.
we'll get a gap of 25 seconds. They were then caught as Adam Yates put on the pressure. The first spring back for Sevenant, and then force a selection with only a select group of riders able to follow. Yates suddenly found himself with the likes of Pogacar, Almeida, Valverde, Woods and Roglic. And inside the final 3 kilometres, Yates looked like he was going alone. Roglic then lit up the afterburners. He came across seemingly with ease. 2.5 kilometres to go, it would be Yates and Roglic. And on the final ascent to the line, Yates put in his big dig. He looked very close to snapping the elastic, but Roglic reacted. Roglic went. Roglic burned Yates off his wheel. The 60th win of Roglic's career to date. What a season, Roglic, the first ever Slovenian winner. Behind a Slovenian would fight for third place, but he wouldn't get it. João Almeida beating the Tour de France. Le démarrage du champion olympique Richard Carapaz, alors que Nibali s'arrose, Lopez s'accroche, Landa est distancé. Oh, c'est beau à voir ce Giro. Et Carapaz qui place un nouveau démarrage. À 28 km de l'arrivée, Richard Carapaz de nouveau les mains en bas. Alors son style caractéristique, il est beau à voir. Richard Carapaz quand il démarre, et c'en est trop pour Juan Pedro Lopez, le maillot rose de la Trek Segafredo qui est distancé.